disinnescare il male più grave di cui soffre questa regione, che è la disoccupazione giovanile. E ogni famiglia, purtroppo non soltanto ma gran parte del sud, ha un problema di disoccupazione giovanile. Noi dobbiamo impedire che questi ragazzi siano costretti a lasciare la città, il paese, a lavorare o al nord o addirittura fuori d'Italia, perché non è giusto. Allora dobbiamo realizzare le condizioni perché questi ragazzi trovano lavoro, magari studiano nel sud e poi in università investono in capitale umano. E poi io ho proposto un piano per sviluppare infrastrutture in tutta l'Italia meridionale, mettendo insieme tutti i fondi europei non utilizzati dalle regioni, portarli al centro, arricchirli con finanziamenti da parte della Cassa dei Prestiti e Prestiti, magari anche in qualche cassa previdenziale, fondi pensioni insomma. E ho parlato anche con alcune banche che sono interessate a creare un fondo per realizzare infrastrutture interregionali, non lo svincolo sotto casa dell'assessore o del deputato, creare infrastrutture, strade, ferrovie e infrastrutture digitali. Mi pare assolutamente giusto che un ragazzo che vive nelle zone interne dell'Italia, della regione, ma anche del centro-sud, debba essere meno competitivo di un ragazzo che vive nel nord. Mentre al nord si parla di mettere il 5G, qua fatichiamo ancora ad avere il 5G. Questo significa che un giovane che vuole mettere un agriturismo, che vuole avviare un'attività imprenditoriale, se non è connesso, come fa? Se vogliamo sviluppare il turismo, noi dobbiamo anche mettere nelle condizioni le persone di poter venire e restare. L'aspetto delle infrastrutture digitali non si può venire in Basilicata facendo dei viaggi che si facevano nel 1800. Una regione come questa che ha risorse petrolifere, risorse diciamo turistiche incommensurabili, avete il mare, la montagna, opere d'arte, città fantastiche, è ingiusto per l'intera Italia non valorizzare il turismo, di creare un piano alternativo che permetta alla Basilicata di crescere insieme a tutta l'Italia. Insomma, qua siamo ancora un'altra volta come treni a carbone. Ma l'incontro